Azienda vinicola La Castellata della famiglia Bensa, oggi rappresentata dal figlio Stefano. Esatto. Cosa avete portato di buono quest'oggi? Beh, oggi abbiamo portato 3 vini bianchi e uno rosso. Come vini bianchi abbiamo portato la Ribolla Gialla, il Tokaj Friulano, i nostri vitigni autoctoni. E poi ecco 2 vini che rappresentano molto di più invece l'azienda, quindi diciamo anche la fantasia aziendale, quindi sono l'assemblaggio bianco e l'assemblaggio rosso, e quindi ecco sono 2 cuvée che dove noi andiamo a interpretarle a nostro piacimento, come ci piace ecco sentire a noi gli equilibri nel vino. Invece beh, ovviamente i vitigni autoctoni vinificati in purezza, e quindi dove andiamo a cercare veramente tutta la loro personalità. Quanti vini producete? E in questo momento stiamo producendo 8 vini in tutto, di cui ci piace fare sia vitigni, monovitigni, ma anche assemblaggi. E quindi sì, diciamo che ultimamente ci stiamo convertendo nel lavorare, nel dedicare più tempo nei vitigni autoctoni, ma ancora per una piccola parte ancora coltiviamo sempre anche ancora vitigni francesi come Pinot Grigio nella versione ramata, ecco, quindi con un Pinot Grigio macerato, e Chardonnay e Sauvignon in purezza. E poi appunto anche Ribolla e Tokaj Friulano, i nostri vitigni autoctoni di punta. Pian pianino abbiamo l'intenzione ecco di andare a sostituire ecco il Sauvignon con la Malvasia Istriana, proprio da andare a introdurre un terzo vitigno autoctono bianco, col quale ci piacerà molto appunto puntare anche su questo vino.